a questa quarta edizione di Termini Romana. È da 4 anni che cerchiamo di raccontarvi quella che è la storia non soltanto di Termini, ma di tutta la Sicilia romana, della sua, del suo percorso storico, attraverso la figura di Stenio, che è un termitano illustre che fu difeso da Cicerone, ma questo poi lo scoprirete durante questo percorso. Questa sera siete venuti a Termini proprio per vivere questo momento in un'area particolare, che è l'area della Villa Palmeri, dove potrete ritrovare quelli che sono dei resti di antichi edifici romani. La Curia Romana, per esempio, dove sarà ambientata una scena, ma anche l'Anfiteatro Romano. Sapete, al tempo della dominazione romana c'erano solo 3 anfiteatri in Sicilia. Uno di questi era a Termini, gli altri 2 erano a Catania e Siracusa. Quindi ci troviamo nella Sicilia orientale. E in quest'area è pure un sito particolare, che è quello di Santa Caterina, la chiesa di Santa Caterina, dove potete trovare la didascalia in siciliano dei racconti della storia di Santa Caterina d'Alessandria. Questa chiesa si trova all'ingresso della villa, quindi vi invito alla fine del percorso, se non l'avete fatto, di andare a visitarla, perché è molto bella, è molto affascinante vedere questi scritti in siciliano del 1450. Ma iniziamo subito il vostro percorso con 3 raccomandazioni. La prima è quella dei cellulari: se riuscite a spegnerli, a metterli silenziosi per questa oretta insieme, per poter vivere meglio questo viaggio fantastico di 2000 anni, un viaggio lungo, anche se non te la faremo a casa, non ci perdiamo. Un'altra raccomandazione è quella di seguire la guida: non vi muovete nei percorsi in maniera autonoma, perché le scene si animeranno quando arriverà la guida, quindi se non ci sarà la guida non vi potete muovere. Ultima raccomandazione, un invito che vi facciamo col cuore in mano, è quello di sostenere e aiutare questa iniziativa, ma anche tutte le altre giornate di Termini Romana che seguiranno, attraverso un vostro contributo. Sapete che quest'anno il nostro comune è in spending review, significa che non ci sta dando un contributo economico, e per esempio la SIAE di queste 2 serate è 350 euro. Ci sono delle spese che l'associazione ha sostenuto e che speriamo di riuscire a coprire anche col vostro contributo. Quindi alla fine di questo percorso, se vi sentite, se non è troppo difficile per voi, altrimenti mettete le mani in giara e prendete, lo riprendete voi e noi se ci riuscite ci date una mano, però, e non prendete, non è una cosa brutta. Mi taccio e lascio la parola a Rosalba, che vi accompagnerà in questo percorso. Grazie per essere venuti nonostante il caldo. Un contributo che mi suggerisco può essere pure questa bellissima maglietta, quindi se vi va è una maglietta di sulle monete di Imera e di Termini Romana, quindi è un modo anche, spero, elegante di poter contribuire a questa manifestazione. Ancora una volta, buona serata. Grazie qua. Salve, sono Rosalba e stasera vi accompagnerò alla scoperta dell'antica Sicilia, della dominazione romana in Sicilia. Sarà un po' come puntare una telecamera sulla Sicilia di 2000 anni fa, quando l'isola era dominata dai romani. L'eredità che i romani ci hanno lasciato è molto ampia, basti pensare all'alfabeto, ma anche la pittura, la scultura, l'architettura non sarebbero le stesse senza i romani. In questo meraviglioso e fantastico viaggio io non sarò da sola, ma saremo accompagnati anche dalla storia di un personaggio illustre termitano che fu Stenio, un nobile termitano che in giovane età si recò in Asia per istruirsi. In Oriente Stenio acquistò numerose opere d'arte e quando tornò in patria, in Sicilia, le portò con sé e le portò nella sua casa e creò un vero e proprio museo talmente interessante che si racconta che molti illustri termitani, ma anche siciliani nobili dell'isola, vollero visitarlo. Stenio fu anche un eloquente oratore che partecipò attivamente alla vita politica della città. Ma adesso cominciamo il nostro viaggio, entriamo nel pieno clima di questa atmosfera e andiamo ad attraversare quella che è la strada dei mestieri della città. Seguitemi. Ci avviamo a quella che è, appunto, come vi ho detto poco fa, la strada dei mestieri. Il fabbro.
un messiere molto interessante il cui nome vi potrebbe ricordare qualcosa. Lui è il lapicida, ovvero l'artigiano che faceva le iscrizioni sul marmo. Il mercato da questa parte. La vestitrice. Chilometri da Termini sorgeva una colonia greca, Himera. La sua posizione sarà per lei fortuna, ma nello stesso tempo anche disgrazia, perché più volte attaccata. Nel 480 a.C. sarà per la prima volta attaccata dai cartaginesi. In realtà a questo primo attacco Himera reagì bene, riuscì a sconfiggere i cartaginesi e così a difendere il patrimonio della colonia stessa di Himera. Himera aveva tre statue fondamentali che rappresentavano la ricchezza della colonia, erano tre statue di bronzo che oggi sono anche raffigurate nello stemma di Termini Merese. Infatti, oltre ad avere il Monte San Calogero, abbiamo anche queste tre statue che sarebbero Stesicoro, una capretta e una donna che rappresentava la ricchezza e l'abbondanza di Himera. La storia di queste tre statue, patrimonio quindi e ricchezza della colonia greca, si intreccia con la storia di Termini Romana e con la storia di Stenio. Più avanti vedremo il perché. Cessate i vostri pianti e placate gli affanni. La città è salva. La Latinica annuncianti vittoria sorvola adesso i nostri tetti. La sua voce si leva forte e l'eco dovunque si propaga. Trasformate le grida di lacerante sofferenza in canto di vittoria, in un corale suono di festa. Sopra i cumuli di rovine, splendente, s'affaccia l'atteso sole di primavera. I miei occhi furono testimoni del combattimento. Anch'io lì tra gli altri nobili meresi, diedi prova del mio valore. Gelone mi manda a darvi il lieto annuncio, e poiché fremete per sapere come si svolsero i fatti, adesso ve li racconterò. Di gloriose imprese fu teatro questa piena di Himera. La fama che corre veloce porterà lontano i nomi di coloro che oggi hanno calcato il campo di battaglia. Quando Gelone partita in fretta da Siracusa con 50.000 soldati di fanteria e 50.000 cavalieri, giunge alla città degli Himeresi, crea un campo, lo fortifica con un profondo fossato
e lo circonda con lo steccato. Poi invia tutti i cavalieri contro quei nemici che vagavano per la regione a fare bottino, facendoli prigionieri. Gli dei accorrono in suo sostegno. Nelle sue mani un corriere proveniente da Selinunte consegna una lettera da parte degli abitanti di quella città. Lì è scritto che avrebbero mandato dei cavalieri in aiuto dei cartaginesi per il giorno stabilito da Milcare. E il giorno era quello nel quale Milcare pensava di compiere un sacrificio a Poseidone. In quel giorno Gelone invia i propri cavalieri con l'ordine di percorrere i luoghi vicini e di marciare verso il campo nemico col far del giorno, come fossero alleati dei Selinuntini. E una volta all'interno dei muri di legno, uccidere Amilcare e incendiare le navi. Invia anche delle vedette sulle colline sovrastanti, cui ordina di dare il segnale al momento convenuto. I cavalieri, al sorgere del sole, cavalcano verso il campo navale dei cartaginesi. Vengono accolti dei soldati di guardia come alleati e, correndo subito da Milcare, impegnato nel sacrificio, lo uccidono, incendiando le navi. Quando le vedette innalzano il segnale, Gelone avanza con tutto l'esercito contro il campo dei cartaginesi. I comandanti fenici che si trovano dentro l'accampamento fanno uscire l'esercito, vanno incontro ai sicilioti, attaccano a battaglia e combattono vigorosamente. Il segnale di guerra con le trombe e un urlo si leva dai due eserciti. Grande la strage e la battaglia oscilla di qua e di là, quando all'improvviso divampa l'incendio delle navi e alcuni danno la notizia: morte del comandante! I greci prendono coraggio e, con lo spirito sollevato dalle grida e dalle speranze di vittoria, attaccano, più ardire e barbari. I cartaginesi, spaventati e disperando nella vittoria, si volgono in fuga. Grande, grande la strage di fuggitivi. I superstiti, mentre i nemici li incalzano, si trovano in un luogo privo d'acqua, oppressi dalla sete, sono costretti a consegnarsi ai vincitori. Gelone, grazie alla propria abilità strategica, ha vinto una splendida battaglia e conquistato fama altisonante. Non si ricorda che nessuno mai prima di lui si sia servito di un tale stratagemma e che abbia ridotto più barbari come prigionieri. Ave! Nel 409 a.C. Himera sarà nuovamente attaccata dai cartaginesi. Questa volta però le sorti furono diverse. Sarà distrutta e rasa al suolo. E i cartaginesi pensarono bene di portare con loro queste famose tre statue di bronzo, che oltre quindi a tanto altro, fondamentalmente queste che rappresentavano la ricchezza di Himera, della colonia. Queste tre statue di bronzo saranno poi nuovamente restituite a Termini, nel momento in cui, in conseguenza della vittoria dei Romani a Cartagine, Scipione le riconsegnerà a Termini. Ma adesso nella prossima scena vedremo la prima occasione di Stenio di poter difendere Termini e le sorti quindi della Sicilia, Termini in particolare, con appunto un incontro abbastanza rilevante. Andiamo.
Nel primo secolo avanti Cristo, a Roma erano scoppiate delle violente lotte per il potere tra Mario, appoggiato dal popolo, e Silla, appoggiato dai nobili del tempo e patrizi. Le città siciliane si erano schierate a favore del popolo. Anche Termini aveva parteggiato per Mario, e quando alla fine la lotta si concluse con la vittoria di Silla, si organizzò contro le città siciliane una spedizione punitiva che fu affidata al giovane e valente condottiero Pompeo. Nell'anno 82 a.C. venne in Sicilia e, dopo aver inflitto una severa punizione a Messina, si mise in marcia verso Termini con il proposito di distruggerla. All'alba Termini cadrà, pagherà per il suo tradimento. Fa preparare gli uomini. Guardie, informazione. Lasciatemi passare, devo conferire con Pompeo. E tu? E tu chi sei? E che cosa vuoi? Mi chiamo Stenio, sono un nobile di Termini Merese e voglio parlare con Pompeo. Guardia! Fallo passare. Pompeo, così si definisce, nobile Stenio, vuole conferire con te. Oh Pompeo, risparmia la città di Termini Merese. Non sono loro i veri colpevoli della lotta che è stata fatta contro Silla e i suoi seguaci. Come osi parlare così con Pompeo? Vai indietro, lascialo parlare. Stenio, ormai il destino di Termini è stato decretato. E poi dimmi, se non è Termini il colpevole, chi è il vero colpevole? Il vero colpevole sono io. Io ho unito gli amici e costretto i nemici ad allearsi contro Silla. Risparmia la città. Prenditela solo con me. Il tuo coraggio e il tuo onore sono davvero tanti. Stenio, risparmierò la tua amata città. Risparmierò Termini. Pompeo, impressionato dalla franchezza, dalla generosità e dal coraggio di Stenio, rinunciò ad ogni proposito di vendetta e si limitò soltanto a prendere possesso della città. In tal modo, grazie a Stenio, Termini fu salva. Adesso faremo un salto alle terme. Quindi, se per intanto abbiamo visto la prima occasione di Stenio di difendere Termini, ora vedremo un'altra occasione, ovvero il dialogo tra Verre e Stenio. Verre era un governatore romano, il quale era una persona abbastanza avida e nel momento in cui venne a Termini fece diverse richieste relativamente a opere d'arte che erano proprio a casa di Stenio. Stenio aveva una casa che si dicesse fosse proprio come un museo e pur di lasciare contento Verre cedette a queste richieste. Ma nel momento in cui
Verre richiederà anche a Stenio le tre famose statue di bronzo che abbiamo già accennato, Stenio si oppose. Adesso quindi andiamo intorno al 70 a.C., entreremo nelle terme e lì assisteremo al dialogo di Stenio e Verre. Andiamo. Erano frequentati un po' da tutti. Lì potevano entrare giovani, anziani, bambini, nobili, schiavi. E per poter entrare era necessario pagare un biglietto d'ingresso, ovvero un biglietto di un quadrante, equivalente un po' ai nostri 20 centesimi di oggi. Una volta che si entrava, poi lì eventualmente si voleva usufruire di ulteriori servizi, tipo dello spogliatoio, dei massaggi che venivano praticati dagli schiavi, chiamati untor, era necessario pagare un ulteriore prezzo. Nelle terme vi erano diverse zone, ovvero ambienti con acqua calda fino a sfiorare i 60 gradi e poi subito dopo si passava in piscine chiamate natazio, dove invece l'acqua era molto più fredda. Ma prima di accedere a questi ambienti e quindi alle piscine si attivava la sudorazione andando nelle palestre e lì si praticava la lotta, la pallavolo. Era un modo, la sudorazione, per poter appunto togliere le sporcizie del corpo che poi attraverso il sudore venivano tolte da quello strumento che la ragazza sta portando sul braccio, che raccoglieva appunto il sudore e la sporcizia. E una volta appunto che si voleva accedere poi alle piscine si indossavano delle tuniche e degli zoccoli di legno. Adesso assisteremo al dialogo tra Stenio, il nobile termitano, e Verre, il governatore. Ti ringrazio ancora, mio caro Stenio, della grande ospitalità a me riservata. È un grande onore riceverla in casa mia, governatore Caio Verre. La tua fama ti precede in città. Il mondo dell'oratoria e dell'arte sembrano non avere segreti ai tuoi occhi. Vedo problemi in singolo, ma vedi, penso che l'arte abbia confini illimitati. È un mondo all'interno del quale si possono apprezzare le meraviglie del cosmo, ma al contempo uno strumento con cui poter conoscere a se stessi nel profondo dell'anima. Soltanto da un uomo con animo gentile ed onesto come il tuo potevo ascoltare una dichiarazione di questo genere, mio caro Stenio. Sai, a volte mi fermo a pensare. È incredibile come queste quattro semplicissime lettere che compongono la parola arte contengano al loro interno armonia, proporzione, emozione. Emozioni che ti colpiscono fino in fondo, che ti fanno venire le lacrime agli occhi. Le stesse lacrime che puoi intravedere sul mio volto ogni volta che guardo le tre statue che raffigurano la mia patria, la mia terra. La Capretta, la statua di Stesicoro e la statua di Cede, che personifica la grande Imera. Le tre statue che Scipione stesso restituì ai termitani il giorno in cui la città fu rasa al suolo dai cartaginesi. Tre statue veramente eccezionali, che insieme a tutto il patrimonio della città vedrai benissimo nella mia dimora di Siracusa, alla vista di un più ampio pubblico. Di preciso, governatore, cosa mi state chiedendo? Vi sto chiedendo soltanto di dare una nuova sistemazione a questo mirabile patrimonio. Con quale coraggio venite in casa mia, bevete il mio vino, poi venite a fare una richiesta di questo tipo. Ti proibisco di parlarmi in questa maniera, illustre oratore. Ti ricordo che hai davanti un governatore romano, il tuo governatore romano. Un uomo avido voi siete. Non avete nemmeno il coraggio di mettervi dietro una maschera di prudenza o di ipocrisia. Osi perciò rifiutare la mia richiesta? Preferirei morire piuttosto che cedere alla vostra esplicita ingordigia. Sono queste le tue ultime parole? Certamente. Nessuno prima d'ora osò mai negare il mio volere. Ti pentirai di questa tua spudorata arroganza. Te ne pentirai! Te ne pentirai!
abbiamo ascoltato come il governatore Verre si vuole impossessare delle tre sacche Varesi. E Fenio non cede a queste sue giuste pretese. Non l'avete impadrato. A Verre non è abituato a perdere e quindi cerca tutti i modi di condannare e di far costruire delle false accuse per condannare Stenio, e lo farà con l'aiuto di due corrotti termitani, Agatino e Facilio. Adesso ci sposteremo in una delle più importanti, più illustri abitazioni della Termini romana, la casa di Facilio, e in particolare entreremo in una stanza della casa, la stanza del triclinio, che era appunto la stanza da pranzo, dove i romani pranzavano, mangiavano comodamente distesi sul triclinio, allietati da danze e da canti. Seguitemi. Facciamo una dispettata, guarda, sono gli schiavi. L'ospitalità del nostro governatore Verre è sempre da lodare. Stai, come fate a metterti qua? Io, governatore della Sicilia, prescelto da Roma, la pagherai. Ne hai ben diritto, potente Verre. A tal proposito, il pretore ha inflitto una grossa multa a Stenio per la falsificazione di quegli atti pubblici. Come vedi, Verre, ho fatto come tu mi hai chiesto, facendo credere al Senato della nostra città che Stenio avesse falsificato quelle carte. Falsificazione di carte? No, non mi bastano. Voglio che Stenio abbia una punizione esemplare per l'affronto degli affari. La deve pagare con menato. Ma Verre, cos'altro vuoi? Stenio è stato accusato pubblicamente. Perché non tardi più? Il nostro governatore Verre vuole una più grande prova d'amicizia. Ma sì. Dico, cosa pensi? Che... perché non accusare Stenio di omicidio? Omicidio? Facilio! Ma è un'accusa gravissima! E io non voglio sostenerla! Taci, Doroteo! Omicidio mi sembra un'ottima idea. Facilio. Accusare Stenio di omicidio sarà un gioco. E omicidio sia. Non lo so nulla. La cucina. Scendi perché ti grazie alla complicità di Facilio e di Doroteo costruisce delle false accuse contro Stenio e Stenio è costretto a fuggire dalla Sicilia, perché se
condannato, se è giudicato dal corrotto tribunale siciliano, rischia la pena capitale, cioè la pena di morte. E così fugge a Roma alla ricerca di un avvocato e si rivolge al più importante avvocato romano di quei tempi, Ortensio. Ma Ortensio ha preso le difese di Verre e quindi Stenio si rivolge a un giovane, a un giovanissimo oratore che passerà alla storia come il più grande oratore romano, Marco Tullio Cicerone. Ascoltiamo. Benvenuto, Stenio di Terme. Ho saputo della tua presenza qui. Per questo ho voluto subito riceverti. Grazie, senatore Cicerone. Cosa ti porta lontano? Dalla tua terra straordinaria e bellissima Sicilia, Stenio. Ho bisogno del tuo aiuto. Sono stato derubato. Sono stato derubato e sono in pericolo. Rischio la rovina. Calma, calma Stenio, raccontami tutto. Ecco, sono stato derubato proprio a casa mia in Sicilia, proprio dal governatore, Gaio Verre. Come? Come? Gaio Verre. Va avanti, Stenio. Qualche mese fa ricevetti una lettera proprio da Gaio Verre, dove voleva venire a casa mia per visionare la mia collezione d'arte. Sì, la tua straordinaria collezione, direi. E dimmi, è riuscito a venire? Sì, è venuto dopo qualche settimana. Ed è venuto da solo? No, di certo. Si è fatto accompagnare da due vittori, due delinquenti, due dei peggiori vittori. Calma Stenio, non abbiamo fretta. E dimmi, li ha accolti quando sono arrivati? Sì, io da buon padrone di casa mi sono accinto a servire, ma il governatore ha voluto subito vedere la mia collezione. Era curioso il governatore. Sì, la ricordo bene. Avevi dei bellissimi pezzi, Stenio. Guarda, erano tutta la mia vita. Anni e anni per metterli assieme. Avevo quadri, bronzi, argenti. E il governatore li ha apprezzati, immagino. Sì, anzi, addirittura mi ha fatto degli elogi. Mi ha detto, guarda, la tua collezione basta per com'è. La possiamo mettere in un museo per farla visionare a tante persone. E tu, Stenio? E io? Beh, lì per lì non ci feci caso. Anche perché stavamo cenando. Ma ho sentito dei rumori nel cortile. Un serbo si è avvicinato e mi disse, guarda che i due lettori si stanno caricando la collezione su un carro. E tu hai permesso questo, Stenio? Che dovevo fare? E il governatore? Già, capisco. Ma non finisce qui. Ti ricordi le mie tre statue che avevo esposte nella mia città, in Sicilia? Tre straordinari bronzi. E come se non me lo ricordo? Tre statue bellissime. E dimmi, ha rubato anche quelle? Ci ha provato, ma me li ha voluti chiedere e mi ha detto che le doveva esporre nella sua residenza a Siracusa. E tu? E io non glielo ho permesso. E lui come ha reagito, Stenio? Male, molto male. Si è arrabbiato e se n'è andato la sera stessa. Bene, allora le statue sono in salvo.
Ebbene sì, le statue sono in salvo, ma io no. Perché dopo circa una settimana da quando se n'è andato, ho ricevuto un'altra lettera dove mi si citava in giudizio per aver commesso il falso. Chi ti accusava, Stenio? Il mio acerrimo nemico, Doroteo, che è addirittura cliente di Verdi. Come ha reagito con Doroteo? Guarda, mi conosci, da quale persona onesta che sono. Lo potevo affrontare direttamente di persona. Ma quando sono venuto a sapere che dietro a Doroteo c'era proprio Verre a giudicare, ho tratto le mie conclusioni. Voleva vendicarsi. E quindi sei scappato. Non potevo fare altrimenti. Stenio, hai notizie dell'udienza? A riguardo, hai saputo qualcosa? Ebbene sì, mi hanno raccontato che sono stato condannato in consumacia alla fustigazione e a un'ammenda da pagare di 5.000 sesterzi. E non finisce lì, perché addirittura Gaio Verre muove altre accuse contro di me. La peggiore è di omicidio. Stenio, prevede la pena capitale. Proprio così. Addirittura si va vantando che mi deve crocifiggere e appendermi sulle pubbliche piazze. Bene, Stenio. Riguardo al furto delle opere, sai come la penso? Uomini e gente come Verre, che arrivano a diventare governatori della Sicilia, impostori, che possono disporre di questo e di altro come e quando vogliono, sulle opere d'arte non possiamo fare nulla. Però, riguardo alla seconda questione, l'accusa di omicidio, su quella possiamo lavorare. E allora mi aiuterai? Stenio, in Sicilia conosco dei bravi legali e parlerò con un avvocato di Siracusa, anzi scriverò a lui oggi stesso. Metterò su carta tutto il caso, dettagliato, per bene, stai tranquillo, e lì alla fine metterò anche le mie considerazioni su di te. No, senatore Cicerone, io voglio te, non mi mandare in un semplice avvocato. Stenio, la tua posizione è sicura. Verre è un corrotto, un delinquente, che muove strane accuse false, organizza omicidi legalizzati, furti, complotti con chiunque, ma sull'accusa di omicidio è indifendibile. L'avvocato di Siracusa provvederà ad aiutarti. Stare tranquillo. Adesso, perdonami, devo ascoltare altri clienti. No, senatore, per favore. Ho proprio bisogno di te, perché Gaio Verre in Sicilia controlla tutti i tribunali e quindi ha dei incontro a una facile condanna. Mentre tu qua sei il secondo avvocato di Roma. Secondo avvocato di Roma. Stenio, perché non hai chiesto aiuto al primo? Ci ho provato, senatore. Ma Ortensio rappresenta Verde. Ti saluto, Stenio. Ortensio e Verde. Verde. Che coppia. Come faccio a sfidare questi due? Delinquenti, impostori. E poi per cosa? Per un siciliano. Non è neanche un cittadino romano. Però, che occasione. Si reca a Roma a casa di Cicerone per chiedere giustizia. E fu così che il quinto giorno di agosto, sotto il consolato di Gneo Pompeo Magno,
e di Marco Licinio Crasso inizia il processo a Gaio Verre. Adesso spostiamoci al Senato per assistere al processo. Il Senato romano è la più autorevole assemblea dello Stato nell'antica Roma. Ha il compito di affiancare il sovrano nella sua attività di governo e di giustizia. Molte città siciliane che avevano subito la prepotenza di Verre, incoraggiate dalla resistenza di Termini, chiesero giustizia al Senato, affidando a Cicerone la loro difesa. Senatori, al nostro posto. Amici, cittadini romani, sono venuto qui davanti a questo nobile Senato romano non per difendere Stenio né per farne l'elogio. Il male che l'uomo fa gli sopravvive, il bene resta sepolto con le sue ossa. Semplicemente parlerò, amici senatori, perché voi attraverso le mie parole possiate conoscere quest'uomo ingiustamente accusato. Semplicemente parlerò perché attraverso le mie parole voi possiate sapere, amici senatori, come Verre condannò Stenio, uomo innocente, quindi. Non dirò suo amico, perché l'amicizia è cosa troppo cara presso gli uomini. Non dirò suo ospite, perché l'ospitalità è una cosa troppo sacra per ogni casa. Di quest'uomo dirò semplicemente come, con grande generosità, dopo aver ospitato nella sua dimora Caio Mario, Gneo Pompeo e tanti altri grandi uomini illustri e giusti, ospitò anche Verre, uomo violento e scellerato, che lo ha deturpato di tutti i suoi beni giorno dopo giorno. Ma Verre è uomo d'onore, mentre Stenio è un semplice cittadino di Terme Imerensis. Ma quanti di voi, amici senatori, conoscono la fama di cui gode Stenio presso tutti i sicilioni? Non è colui che, avendo ricevuto tutte le più alte cariche della sua città, le condusse a termine molto egregiamente? Non è colui, Stenio, che decorò a sue proprie spese la sua non grande città di grandissimi giardini, monumenti? E non è colui, Stenio, che per i servigi resi alla cittadinanza, ottenne una tavola di bronzo a lui intestata e posta nella curia romana, una tavola di bronzo che l'ingiusto Verre fece togliere, ma che io feci rimettere. Ed infine, amici senatori, non è stato lui che, dopo aver ottenuto la più ampia fiducia e da parte di tutti i suoi cittadini, fece in Sicilia quello che nessuno avrebbe potuto fare fino ad allora, e cioè evitare che Verre mettesse le mani sopra le cose di pubblico dominio? Ma Verre è uomo d'onore, ed ecco che, amici senatori, io ho portato qui Domizia Lucilla e vorrei che entrasse a testimoniare, perché voi senatori possiate conoscere, qualora le mie parole non fossero state abbastanza, quest'uomo
che ha governato e governa la Sicilia. Berra! Sono la vedova di Publio Gavio, un mercante in viaggio dalla Spagna. A Siracusa, la nave sulla quale viaggiava fu requisita e l'intero equipaggio accusato di spionaggio solo per impadronirsi delle loro merci. I passeggeri furono imprigionati nelle carceri delle Latumie, le cave di pietra di Siracusa, da dove Publio Gavio riuscì però a sfuggire, arrivando fino a Messina, dove poi si imbarcò su una nave per Roma. Il mio sposo voleva denunciare le malefatte di Ver, ma fu tradito dagli anziani di Messina, che lo facevano restare e lo diedero in pasto a Ver. Gli anziani di Messina, amici, l'unica città che non ha mai lodato e non loderà mai sdegno, perché complice delle malefatte di Verre. Ma dici ancora, Domizia, dici ancora, cosa accadde al tuo sposo? Quel farabutto di Verre istituì un tribunale nel faro di Messina e Publio Gavio gli fu trascinato davanti, accusato di spionaggio. Ver ordinò di frustarlo, di torturarlo con ferri incandescenti e di inchiodarlo su una croce rivolta in direzione di Reggio. Cari colleghi, però è opportuno che noi conosciamo le parole di Gavio. Cosa disse Gavio in quel frangente? Che era tutto falso. Falso? Che non era una spia straniera, ma un cittadino romano, un consigliere della città di Conza. E allora, Domizia Lucilla, che cosa rispose Ver? Che erano solo cugine. E dunque ordinò che l'esecuzione avesse inizio. Ma potremmo noi del Senato conoscere come affrontò questa orribile morte? Con grande coraggio, da cittadino romano. Cittadino romano. Urlò soltanto quando veniva frustato. Ad ogni frustata diceva: sono un cittadino romano. Sono un cittadino romano. Sono un cittadino romano. Sono un cittadino romano. Ecco che cosa gridava quell'uomo, amici senatori. Oh, libertà dalle lunghe ali, dal dolce profumo, quante malefatte dobbiamo ancora sopportare. Oh, amici senatori, quanta rettitudine ancora cercate perché possiate rendere libero Stenio. Ah, ma forse tu, Senno, sei fuggito tra le bestie feroci e noi uomini abbiamo tutti perduto il bene dell'intelletto. Bravo! Una sola fu l'orazione che Cicerone pronunziò in Senato in 9 giorni. Ogni giorno che trascorreva toglieva a Verre un'illusione ed una speranza. Verre non aspettò la fine.
non aspettò neppure il secondo stadio del processo. Fuggì in esilio ed in contumacia fu condannato a pagare un'ingente somma per risarcire i siciliani dai danni subiti. Soltanto alcune parti della cavea e dei piloni centrali. Popolo di Termimerenses, ego retro patriato, sono il più famoso analista dell'impero.
Il mio compito è quello di organizzare i ludi predatori, detti anche munere. Sono offerte che l'editor dà in vostro nome, ma anche sono il loro padrone. Loro sono predatori, dentro una palestra, il Ludus Maximus di Roma, loro si allenano, mangiano, vengono curati dal medicus e vivono. Formare un predatore è veramente dispendioso. E io pago tutto questo per voi. Gli scontri, busse cruenti e violenti, quasi mai terminano con la morte di un predatore. Infatti formarlo è molto costoso. I predatori sono schiavi, condannati a morte, uomini liberi. Infatti, chi intraprende questa carriera viene definito infame, ma con le vittorie, se raggiungerà il successo, sarà amato dalle donne, invitato a tutti i banchetti dell'impero e addirittura più pagato di un generale. Entriamo nell'arena. Allora, se vi avvicinate verso la zona dell'arena inizia il combattimento dei gladiatori. Venite verso sinistra che c'è tanto spazio, basta che non entrate dentro l'arena perché i gladiatori qua combatteranno. Quindi vi potete disporre tutto attorno. Mettendo piedi in questa arena si diventa autoctoratus. È colui che, nonostante sia schiavo, è quasi un uomo quasi libero, ma avendo giurato fedeltà a me, mi sarà sempre fedele. In occasione per la fondazione di questa città dell'impero, il nostro illustre editor, Caio Mesio Quirio, vuole rendere onore ai nostri avi col tributo del sangue dei migliori gladiatori, che si batteranno dentro questa arena sino alla morte. Che entri l'editor! All'anfiteatro. È qui che si svolgono i giochi più amati dai romani, le velaciones, ovvero la caccia e l'uccisione di animali selvatici ed esotici che provengono dai lontani confini dell'impero. I noxi, ovvero le esecuzioni pubbliche e spettacolari di criminali. Ma i più attesi sono loro, i gladiatori. Oh!
Yeah!
Guardate il cortesano medio Pollutri. La sua sbieltà gli è costata la vita. Astacius è combattuto con onore e coraggio. Come segno di vittoria ti do donato il Rudis. Dichiaro chiusi i ludi gladiatori. Bambini, è tutto finito, non vi preoccupate, si sono allenati per giungere a questi alti livelli di combattimento. Siamo giunti alla fine di Termini Romana. Spero vi sia piaciuto il percorso, sicuramente abbiamo conosciuto più da vicino la storia di Stenio, vi invitiamo ad imitare la sua generosità lasciando se potete un contributo, visto che comunque Termini Romana non finisce qua, perché durante il mese ci sono tanti altri appuntamenti che vi invito a vedere o nella locandina o nel sito www.terminidamuri.it. Buona serata e buonanotte.